Viaggio alla scoperta dei menu di Canoneos R6, una fotocamera full frame mirrorless che ho acquistato da poco. Vi ho chiesto se vi interessava andare a esplorare il suo menu, mi avete risposto tutti quanti di sì, per cui oggi andiamo a vedere proprio questo. Siccome un video solo verrebbe infinito, oggi andremo a vedere solamente la prima parte del menu e in particolare del menu fotografico. Parleremo anche di video, ma il menu del video lo esploreremo in un secondo momento. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia per le aziende. Ormai da diversi anni, di recente mi è cascata nel carrello della spesa una nuova fotocamera e per questo motivo sto anch'io cercando di capire bene come funziona perché ha delle funzioni in più rispetto a quello che ero abituato ad avere su altre fotocamere. Nel corso del video di oggi andiamo attraverso la prima parte del menu, il menu rosso di Canon, andremo a vedere quali sono le funzioni che utilizzo, perché le utilizzo e come le utilizzo. Se video di questo tipo vi piacciono, io vi chiedo innanzitutto di farmelo capire con un bel like. In secondo luogo, iscrivetevi al canale. Cliccando il bottone qui sotto. Adesso accendiamo la macchina e andiamo a incominciare. Molto bene, ma andiamo a incominciare. Come potete vedere, qui abbiamo la nostra Canon EOS R6. La prima cosa che andiamo a fare, ovviamente, è che andiamo ad aprire il menu. All'interno del nostro menu, e ringraziatemi, l'ho impostato in italiano per cui un sacco di cose le sbaglierò perché io il menu in italiano non lo conosco. La prima cosa che andiamo a vedere ovviamente è qualità di immagine. Se noi andiamo a cliccare su qualità di immagine, vedete che possiamo scegliere tra Raw, C-RAW oppure tutti i vari JPEG. Ora Raw e c -row, come potete vedere, ci danno due formati diversi. Il Raw completo è più pesante, il c è più leggero e quindi possiamo fare più foto. Ovviamente il C-Raw avrà un modo diverso di immagazzinare le informazioni e quindi ne conterrà un po' di meno. Motivo per cui, se vogliamo la qualità massima, questa è l'impostazione da preferire. Dopodiché, abbiamo il JPEG. In questo caso, vedete che abbiamo JPEG con tante qualità diverse, e ovviamente il numero di foto che possiamo immagazzinare cambia a seconda del tipo di qualità che andiamo a impostare ovviamente io vi consiglio di usare sempre la qualità massima. Già stiamo scattando in JPEG invece che in RAW, quindi comunque vi consiglio quantomeno di avere un bel JPEG di partenza. Personalmente prediligo questo tipo di impostazione, anche se andremo a vedere nei prossimi video come fare a impostare bene il JPEG. La seconda opzione che abbiamo è il ritaglio rapporto dimensionale. Ovviamente abbiamo full che corrisponde al pieno formato, quindi il nostro sensore intero da 3x2. Abbiamo anche un crop da 1,6 questa è l'impostazione da impostare nel momento in cui andiamo a mettere un'ottica aps-c con adattatore quindi in questo modo riusciamo ad avere il rapporto corretto anche se utilizziamo un'ottica non full frame su questa macchina Dopodiché abbiamo il ritaglio 1x1 se dobbiamo scattare per Instagram, il 4x3 se dobbiamo scattare per, non lo so, se, semplicemente se vogliamo avere quel tipo di rapporto, il 16 non se ci piace il formato cinematografico. Personalmente io tengo sempre full perché preferisco avere il formato, chiamiamolo, corretto del mio sensore intero, in questo modo posso sempre andare a croppare in post produzione ma non posso più fare dei recuperi se ho scattato in JPEG e in quelle altre modalità, quindi io prediligo mantenere sempre il rapporto del mio sensore passiamo alla seconda parte del menu qui abbiamo compensazione dell'esposizione e bracketing ora se noi andiamo a girare la rotella dei tempi andiamo a impostare il nostro eh, bracketing per l'esposizione e dobbiamo andare a premere ok per renderlo effettivo e poi andiamo nuovamente a toglierlo come potete vedere la parte di compensazione dell'esposizione è off ed è off perché io sono in manuale nel momento in cui passo a una modalità priorità ecco che la mia compensazione è attiva le due cose possono anche coesistere nel senso che io posso aver impostato una compensazione dell'esposizione e poi posso fare bracketing sulla esposizione compensata questo può essere utile in taluni casi personalmente vi dirò che queste cose le faccio in manuale e quindi mi tengo semplicemente il controllo del bracketing L'opzione successiva sono le impostazioni della sensibilità ISO. In questo momento siamo a ISO 800 e qui possiamo andare a modificare questo parametro. Possiamo anche andare a impostare la gamma ISO. Quindi io posso dire alla mia macchina che deve scattare sempre tra ISO 1600 e un altro valore. In questo caso io mantengo tutta la gamma perché voglio che la mia macchina abbia a disposizione tutta la gamma per poter regolare e, e non dover tornare all'interno di questo menu a dirglielo. Quindi mantengo sempre tutta la gamma disponibile. Stessa cosa vale per la gamma nel momento in cui sto lavorando in automatico. Ora, qui ha più senso limitarla, secondo me, perché io magari potrei volere che la mia macchina non lavori mai sopra i 25.600. Iso in realtà io la lascio al massimo anche qui perché comunque avere a disposizione tutta la gamma secondo me è meglio anche quando si lavora in automatico però potrei andare a limitarlo qui posso anche andare a impostargli una velocità minima dell'otturatore in questo caso gli posso dire in manuale quale deve essere oppure posso lasciarla su auto vi dirò che normalmente questo parametro non lo uso perché non ne ho mai avuto bisogno proseguiamo e qui vediamo che abbiamo le opzioni di bilanciamento del bianco ora qui abbiamo tutte le opzioni di cui ho già parlato in altri video quindi vi consiglio di andarveli a recuperare in particolare come potete vedere. Io sto usando Key, l'opzione manuale che mi permette di impostare una temperatura precisa. Mi viene più comodo fare così, ma nel caso io sapessi che sto scattando con luce flash, potrei impostare questo parametro. Se sto scattando con luce al tungsteno, c'è un parametro apposta. Se sto scattando col sole, c'è un parametro apposta. Vi sconsiglio di utilizzare l'automatico se non in rarissimi casi. White balance personalizzato invece serve per prendere il white balance da una fotografia che abbiamo fatto quindi la macchina andrà a prendere una delle foto che abbiamo immagazzinato nella memory card e simulerà il bilanciamento del bianco di quella foto motivo per cui possiamo fare una foto con un cartoncino di grigio pesato 18% e prendere quella come riferimento abbiamo poi la possibilità di andare a fare fine tuning qui possiamo spostare i nostri colori e avere una colorimetria diversa in macchina io francamente vi sconsiglio di farlo perché poi ve lo dimenticate e lo lasciate così spazio colore qui abbiamo impostato sRGB possiamo anche scegliere adobe rgb se pensiamo di voler fare delle modifiche successive io sto usando sRGB perché cerco di scattare in JPEG e di avere le immagini già pronte quando scatto in JPEG. Stile foto: qui come potete vedere io ho impostato utente 1 e gli ho anche dato chiarezza più 1. Queste sono due cose che andremo a vedere in un video dedicato su come formattare i JPEG direttamente in camera. Fatemi sapere se vi interessa, ma in tantissimi mi avete già detto di sì correzione aberrazioni dell'obiettivo ora correzione dell'illuminazione periferica è attiva di default significa che la macchina andrà a compensare certi difetti dell'ottica come per esempio la vignettatura distorsione io in questo caso l'ho lasciata offera così di default ottimizzazione obiettivo digitale standard questi sono parametri di default che vi dirò io non tocco perché per me performano bene così andiamo avanti e vediamo che abbiamo riduzione disturbo sulle lunghe esposizioni in questo caso è off perché nel momento in cui io andassi a metterlo on mi impiegherebbe tanto tempo per fare questa operazione esattamente lo stesso tempo della posa quindi se ho fatto una posa da un minuto ci metterà un minuto a ridurmi il rumore se lo lascio su auto probabilmente mi fa automaticamente questa operazione nel momento in cui faccio una posa lunga, riduzione dei disturbi alta sensibilità ISO, in questo caso è impostato su standard. In questo modo la macchina andrà a darmi una riduzione standard del disturbo, quindi senza spingere troppo. Ho già sperimentato che sul JPEG dà degli ottimi risultati. Dati, eliminazione della polvere: anche qui questo è un meccanismo abbastanza complesso che, francamente, non utilizzo per andare a ridurre la polvere con l'aiuto del software imposta. È una cosa che non ho mai fatto e quindi non perdo neanche tempo a spiegarvela perché non l'ho appunto mai fatta da farvi vedere. Sul menu numero 5, vedete che abbiamo delle opzioni che in questo momento non sono selezionabili con le mie attuali impostazioni e poi abbiamo il bracketing fuoco questo è molto interessante perché nel momento in cui io lo attivo posso andare a dirgli quanti scatti deve fare e che incremento di fuoco deve tenere in questa maniera la macchina andrà a farmi una serie di scatti per tenere a fuoco un soggetto che naturalmente non sarebbe possibile prendere completamente a fuoco con uno scatto singolo esposizione uniforme io qui direi che bisogna sperimentarlo bisogna vedere che cosa fa tendenzialmente io lo attiverei questo parametro per avere l'esposizione uniforme però quando avrò fatto delle prove vi farò sapere meglio per il momento non l'ho ancora mai usata sul menu numero 6 abbiamo la possibilità di impostare dei timelapse quindi timer intervallo io posso attivarlo e qui posso andare a dargli tutti i parametri in questo momento stiamo facendo 10 scatti su un intervallo di 10 secondi possiamo andare a impostare nel dettaglio e quindi gli possiamo dire che vogliamo fare magari un intervallo di 12 secondi e 5 foto possiamo andare a impostarlo molto nel dettaglio questo è quello che si faceva una volta con un intervallometro adesso non è più necessario farlo con l'intervallometro possiamo gestire tutto direttamente da qui possiamo anche gestire l'otturatore meccanico prima tendina o elettronico quindi possiamo andare veramente nel dettaglio rilascio l'otturatore senza scheda non so perché l'hanno messo qui in ogni caso di default è impostato su off modalità stabilizzazione vi dirò che la stabilizzazione digitale io non la uso perché non la amo particolarmente quindi è impostata su off scatto a torno Disattivato quindi non posso scattare cliccando sul display, se no scatterei per sbaglio 100 volte. Visione immagine, la durata dura 2 secondi e la visione mirino è attiva. Queste sono tutte impostazioni di default. La simulazione dell'esposizione in questo caso è attiva. Possiamo metterla attiva solamente durante la pressione del tasto di focus. Questa è una cosa, secondo me, utile soprattutto quando si lavora in studio, perché io quando lavoro in studio con i flash non voglio la simulazione dell'esposizione, quindi potrei anche volerla disattivare. In ogni caso, si fa da questo menu: mostra info scatto: qui possiamo andare a personalizzare il nostro schermo. Quindi le informazioni che vediamo a display. Personalmente, io ho solamente tre impostazioni: quella con tutto, quella con niente e il display normale che avremmo avuto su una Reflex di vecchio tipo. Procediamo sul menu numero 8 e abbiamo formato mirino. Qui abbiamo due possibilità: una con la fotografia a schermo intero e una con la fotografia a schermo ridotto. Personalmente scelgo la prima versione. Presentazioni di visualizzazione abbiamo la possibilità di andare a risparmio batteria oppure fluido. In questo caso io sto tenendo risparmio batteria perché non mi servono alte prestazioni quando sto guardando a display, tanto so quello che ho fatto. E arriviamo al menu numero 9 dove abbiamo la qualità di registrazione filmato. In questo caso vedete che abbiamo sostanzialmente il menu video dentro nel menu numero 9. Nel momento però in cui passiamo in modalità video dalla ghiera dei modi, questa impostazione cambia, per cui andremo a rivederla in un... Contenuto che dedicheremo solamente al menu video, qualità registrazione filmato: qui abbiamo tutte le nostre varie impostazioni. In particolare, io di solito utilizzo 4K2398. Registrazione audio ovviamente in manuale, qui andiamo a regolare il volume di volta in volta, impostazioni, sensibilità ISO, qui abbiamo il massimo per la modalità auto, io non voglio espansioni quindi mi fermo a 25.600 ISO, otturatore lento automatico, vi dirò che io l'ho tolto perché è una cosa che voglio o decidere io o comunque non avere, se non la decido io non la voglio. Qui abbiamo la possibilità di decidere che cosa fa il pulsante dello shutter in modalità video, io lo lascio sulla prima opzione che è quella di default, ovvero misurazione più EF servo, quindi praticamente va a mettere a fuoco normalmente e poi se vado a premerlo dovrebbe anche far partire la registrazione, ma forse per questo c'è un'opzione in qualche altro menu che andremo quindi a vedere in qualche puntata successiva. Quello che abbiamo visto oggi è il menu rosso, il menu di scatto della CanoneOS R6. Nelle prossime puntate andremo a vedere anche gli altri menu. Fatemi sapere in un commento se questo video vi è interessato. Se vi piacciono questo tipo di contenuti e se volete che io prosegua questa serie andando a vedere come imposto anche tutte le altre le opzioni. Tenete sempre conto che se ho saltato qualche voce o se non ne ho parlato è perché non la uso, non la padroneggio e quindi la lascio come di default. E di conseguenza consiglio anche a voi di fare altrettanto. Molto bene, Concludiamo qui questa prima parte di esplorazione del menu di Canone R6. Come avete potuto vedere, le cose da tenere a mente sono tante e via via aumentano perché il comparto tecnologico aumenta e dobbiamo continuamente stare dietro a cose nuove. È complesso, si fa fatica, faccio fatica io stesso. Spero che siate riusciti tutti quanti ad arrivare sani e salvi fin qui. Se avete domande sul funzionamento di qualcuna delle voci di menu, fatemelo sapere in un commento. Tenete conto che io non le uso tutte. Le voci di menu di cui non ho parlato, che ho skippato, di cui non ho parlato, Proprio è perché non ho ancora trovato un reale utilizzo per quelle voci di menu e quindi non vado a, non vado neanche ad addentrarmi nella spiegazione perché se non le uso, se non ho trovato un modo per utilizzarle in maniera efficace, mh, tendo a non andare neanche a parlarvene perché mh, potrei non dico fraintendere il funzionamento, ma potrei dirvelo in maniera sommaria. A questo punto, preferisco dirvi solamente le cose di cui sono sicuro e che ho implementato correttamente nel mio flusso di lavoro. Vi ricordo anche di iscrivervi perché se mi fate delle domande, spesso e volentieri rispondo con degli shorts Verticali, in questo modo non andate a perderveli. Ricordatevi anche di lasciare un like a questo video perché sono sicuro che avete imparato qualcosa di interessante. Amici, è stato come sempre un piacere passare un po' di tempo insieme e io vi do come sempre appuntamento al prossimo video.